Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. In questo video vi parlo di quelli che secondo me sono i migliori smartphone acquistabili ad oggi con un budget compreso tra i 200 e i 300 euro. Xiaomi Poco F3 è lo smartphone più potente che possiate acquistare con circa 300 euro. E infatti, grazie all'ottimo Snapdragon 870 e alla memoria di archiviazione di tipo UFS 3.1, gira esattamente come un top di gamma, aprendo tutte le app all'istante e permettendo di giocare a qualsivoglia titolo con i dettagli grafici al massimo e con frame rate elevati. Il comparto fotografico sulla carta non è tra i migliori, ma all'atto pratico, pur non consentendo di scattare foto chissà quanto dettagliate, dal punto di vista cromatico permette di catturare immagini davvero gradevoli e bilanciate, quindi sicuramente molto belle seppure non ricche di dettagli. Mentre, per quanto riguarda la parte video, grazie alla tanta potenza a disposizione, si possono girare filmati in 4K ben stabilizzati, con un buon livello di dettaglio e ottima gamma dinamica. Completano la dotazione un bel display AMOLED Full HD Plus a 120 Hz, l'audio stereo, la batteria da 4520 mAh, il supporto alla ricarica a 33 W e alle reti di ultima generazione. Nel momento in cui sto registrando, Xiaomi Poco F3 è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale per 299 euro, ma se preferite lo trovate anche su Amazon a poco più di 300 euro. Se volete tantissima potenza, spendendo meno rispetto a quanto richiesto per Poco F3, per circa 230 euro su Amazon potete acquistare lo Xiaomi Poco X3 Pro, che senza dilungarmi potrei descrivere come un Poco F3 meno curato dal punto di vista estetico, un po' meno potente, senza connettività 5G, Wi-Fi 6 e display AMOLED, ma con una batteria ancora più capiente e la presenza dell'ingresso jack. Xiaomi Mi 10T LTE 5G dal punto di vista costruttivo è praticamente identico al Poco X3 Pro, ma presenta una finitura posteriore sicuramente più sobria. Rispetto al modello presentato un attimo fa è meno potente, ma va comunque benissimo in qualsiasi ambito, ed è da preferire a quest'ultimo se si desidera un dispositivo con una miglior fotocamera principale, quindi in grado di far meglio anche di quella del Poco F3. Insomma, Mi 10T LTE 5G 128 GB per un prezzo compreso tra 250 e 270 euro in base al sito di riferimento è l'ideale per chi desidera un medio di gamma 5G abbastanza potente, con ottima autonomia, audio stereo, ingresso jack e una fotocamera principale superiore alla media per la fascia d'appartenenza. Parlando di smartphone con lo Snapdragon 750G come su Mi 10T LTE, non posso non citare il Moto G 5G, che al momento è un vero e proprio best buy, perché su Amazon lo si trova a cifre comprese tra 190 e 220 euro, ma addirittura da un po' di giorni lo si trova a soli 170 euro su eBay. Cifra ridicola per un telefono così potente e così ben ottimizzato. Lo sto provando in questi giorni e vi assicuro che in termini di reattività non ha quasi nulla da invidiare a smartphone che costano molto di più. L'autonomia è assolutamente portentosa, il software stock arricchito dalle solite chicche alla Motorola è un valore aggiunto per tutti gli amanti del genere, la stabilità è ai massimi livelli, l'audio in cuffia è superiore alla media e le fotocamere sono nella media per prodotti dal prezzo compreso tra i 200 e i 300 euro. Moto G 5G Plus al momento costa mediamente 10-20 euro in più rispetto al suo fratello minore e rispetto al quale è più maneggevole perché è più stretto, anche se c'è da considerare che è ancora più alto. A parte questa differenza di form factor, Moto G 5G Plus si distingue dal Moto G 5G per la presenza di uno schermo a 90 Hz anziché 60, per la presenza di una seconda fotocamera anteriore per selfie ultragrandangolari, per il sensore di impronte laterale anziché posteriore e per il taglio di memoria da 64 GB anziché 128, oltre che per il sistema chip Snapdragon 765 al posto del 750G. Ma quest'ultima differenza non ha alcuna importanza visto che i due dispositivi girano entrambi benissimo allo stesso modo. Dopo avervi parlato di diversi smartphone spessi e abbastanza pesanti, è il turno di Mi 11 Lite, che invece è sottilissimo e pesa appena 157 grammi. Peso piuma che in mano non stanca per nulla e che fa davvero apprezzare questo dispositivo nell'uso di tutti i giorni. Altro motivo per scegliere Mi 11 Lite sta nel display AMOLED a 10 bit davvero a filo con il vetro, che dal punto di vista qualitativo è sicuramente il miglior schermo che possiate trovare in uno smartphone in questa fascia di prezzo. Completano la dotazione un comparto fotografico superiore alla media, l'audio simil stereo grazie al contributo della capsula auricolare e un sistema on chip che seppure non sia tra i più potenti della fascia media, va ancora bene per fare tutto in scioltezza. Il prezzo di questo smartphone si aggira tra i 250 e i 290 euro per il taglio da 128 GB.
Redmi Note 10 Pro ha lo stesso cuore pulsante del Mi 11 Lite, ma il tutto è racchiuso in una scocca decisamente più grande, spessa e pesante, il che è giustificato dalla presenza di una batteria dalla maggiore capacità, dalla presenza dell'ingresso jack, di un secondo speaker posto in alto in posizione speculare a quello principale e di una fotocamera principale dal sensore più grande e in grado di scattare meglio in determinate condizioni. Di contro, oltre a peso e dimensioni maggiorate, lo schermo di Note 10 Pro, seppur un po' più luminoso, è di qualità inferiore a quello del Mi 11 Lite, e i video in 4K che sul Mi 11 Lite sono stabilizzati, su quest'ultimo sono tremolanti. Dunque, su questo dispositivo, consiglio di fermarsi al Full HD 30fps. Come per Mi 11 Lite, anche per Redmi Note 10 Pro, i prezzi oscillano tra i 250 e i 290 euro. Se non tenete particolarmente alla qualità fotografica, ma ci tenete comunque ad avere un dispositivo abbastanza prestante e con display AMOLED, Redmi Note 10S potrebbe fare al caso vostro. Dispositivo che si fa particolarmente apprezzare anche per le dimensioni e peso abbastanza contenuti, oltre che per il prezzo che oscilla tra i 200 e i 220 euro. Anche Realme 8 Pro si fa apprezzare per la presenza di un ottimo schermo AMOLED e per le dimensioni e peso abbastanza contenuti. A differenza del Note 10S, qui troviamo una tecnologia di carica davvero ultra rapida, un software che ritengo più stabile e una fotocamera decisamente superiore. Migliore ma non troppo rispetto alla media, volendo parlare in linea generale. Peccato solo per l'assenza dell'audio stereo e un pochino anche per lo Snapdragon 720G, che va sì molto bene nell'uso quotidiano, ma si nota che offre minor spunto rispetto agli altri sistemi on chip discussi fino ad ora. Realme 7 Pro costa circa 220 euro contro i circa 250-260 dell'8 Pro, ma di fatto ha ben poco da invidiargli. Pensate che dotazione di memoria e sistema on chip sono gli stessi, e che il 7 Pro si ricarica addirittura più velocemente e all'audio stereo. Di fatto l'8 Pro va quindi scelto per il maggior supporto software residuo e per lo schermo di qualità leggermente superiore. Mentre riguardo la qualità fotografica, più o meno siamo lì. Il sensore da 108 megapixel dell'8 Pro è sì superiore ai vari sensori da 48 megapixel, ma rispetto al 64 megapixel della Sony che troviamo sul 7 Pro e sul Mi 10T Lite non cambia granché. OnePlus Nord CE 5G su Amazon si è stabilizzato sulle 310 euro, ma su altri siti lo si trova facilmente sotto le 300 euro. Dunque merita sicuramente un posto in questa rubrica, visto che si tratta di un prodotto molto equilibrato. Dimensioni e peso sono inferiori alla media, è comunque presente una batteria dall'ottima capacità nonostante le dimensioni abbastanza contenute, si carica davvero velocemente, non manca un ottimo sistema on chip come lo Snapdragon 750G con un modem che supporta le reti 5G, il sensore fotografico principale è da 64 megapixel, lo schermo è un AMOLED Full HD Plus a 90Hz, è presente addirittura l'ingresso jack e l'unica mancanza riguarda l'audio stereo. Oppo Reno 4 5G è uno stretto parente del OnePlus appena discusso e si distingue in positivo da quest'ultimo per una tecnologia di carica ancora più rapida e per la porta USB-C 3.1. Di contro il sensore della fotocamera principale è leggermente inferiore e la batteria passa da 4500 mAh del Nord CE a 4000 mAh. Altra piccola differenza sta nel sistema on chip, un po' più potente su OnePlus lato CPU e leggermente migliore sull'Oppo dal punto di vista grafico. Oppo Reno 4 5G può essere acquistato su eBay per circa 260 euro. Anche Realme 7 5G è parente dell'Oppo e del OnePlus, questo perché le tre aziende fanno tutte parte di uno stesso gruppo commerciale. Il Realme fra i tre è il meno costoso, prezzo che risulta più contenuto per via dello schermo IPS anziché AMOLED e per il sistema on chip MediaTek anziché Qualcomm, anche se per potenza il Realme 7 5G non ha nulla da invidiare ai suoi cugini, mentre dal punto di vista fotografico è sicuramente inferiore ad entrambi. Dove invece è superiore è nell'autonomia, merito della batteria da ben 5000 mAh, che tra l'altro si carica molto velocemente grazie alla stessa tecnologia di carica adottata sul OnePlus. Realme 7 5G al momento si trova a circa 190 euro su Amazon e 170 su eBay, ma per le caratteristiche di cui è dotato merita di stare in questa rubrica. Personalmente li preferisco il Moto G 5G, ma i prezzi attuali è un best buy anche lui, ed è da preferire al suo successore Realme 8 5G, che per assurdo è meno potente, non ha la fotocamera ultra grandangolare, ha lo schermo a 90Hz anziché a 120 e si carica meno rapidamente.
Ok ragazzi, quelli che abbiamo discusso sino ad ora sono gli smartphone che più mi sento di consigliarvi al momento, tra quelli stabilmente reperibili tra i 200 e i 300 euro. Ma prima di lasciarvi la palla nei commenti, voglio citare uno smartphone che mi è molto dispiaciuto lasciare fuori dalla rubrica. Lo Xiaomi Poco X3, meno potente dell'X3 Pro, ma in assoluto il miglior smartphone dal punto di vista fotografico tra quelli discussi oggi. Smartphone che ho dovuto tagliare fuori perché il suo prezzo è in risalita. Dunque non fatevelo scappare se lo trovate a 200 euro poco più e siete interessati in particolar modo alla qualità di foto e video. Altri smartphone da tenere d'occhio in caso di offerte sono OnePlus Nord e Mi 10T, con il primo che volendo lo trovate sotto le 300 euro su Amazon Warehouse e che merita davvero per l'ottimo equilibrio generale e per la presenza della fotocamera principale stabilizzata, caratteristica che al momento non ha nessun altro smartphone reperibile sotto i 300 euro. Ok ragazzi, spero che in questa carrellata abbiate trovato prodotti di vostro interesse. E arrivati a questo punto, vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram per non perdervi le migliori offerte relative al mondo della telefonia. E visto che ci sono, vi invito a seguirmi anche su Instagram, per anteprime sui prossimi video e per restare in contatto tramite messaggi in direct. Detto ciò, non mi resta che ricordarvi che in descrizione trovate tutti i link che riportano le pagine d'acquisto dei terminali citati in video. E prima di salutarvi vi lascio come al solito con una domanda. Quale smartphone comprereste con un budget compreso tra i 200 e i 300 euro? Ditemi la vostra nei commenti, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.